Ciao a tutti amici, benvenuti a questo video, io sono Pimpos e oggi ritorniamo su Granny ragazzi perché Nullzereb ha rilasciato la versione 1.4, come si sapeva già. Innanzitutto guardate la nuova location, sarà quella estiva, e andiamo a vedere come installarlo visto che in tanti avete problemi. Allora, innanzitutto vi insegno come andare nella descrizione dei video, così potete trovare i link. Questo è il video precedente, comunque funziona per tutti i video. Nel momento in cui siete in questa pagina qui, ragazzi, qui trovate una freccetta che punta verso il basso, eccola qui piccolissima, sì, a parte che le sto mettendo il video. Cliccate su questa freccetta, come potete vedere si apre questa qui, questa finestrella qui. Guardate, fate attenzione, così la chiudo e così la apro. Quindi, questa è la descrizione, da qui potrete trovare dunque i link che vi metto. Detto ciò, andiamo ad installare la nuova versione finalmente, così potremo buggare Granny anche nella nuova versione. Allora, installiamola. Adesso vi faccio vedere anche nel caso in cui vi dia problemi durante l'installazione. Ok, questa è la vostra applicazione? Sì, ovviamente prima disinstallate la versione che avete già installato sul cellulare, altrimenti vi darà sempre errore. Quindi prima disinstallate quella e poi scaricate la versione di Nullzereb e procedete all'installazione. Ok, app installata. Quindi se durante l'installazione dovreste riscontrare dei problemi, andate in impostazioni, ragazzi. Impostazioni. Poi, schermata blocco e sicurezza, cambia da versione a versione di Android, è più o meno sempre uguale comunque. Quindi schermata blocco e sicurezza e attivate l'installazione da sorgenti sconosciute, ragazzi. È molto importante perché adesso ve lo faccio vedere, anzi l'abbiamo disattivato così. Quindi io vado a disinstallare Granny, quindi questo mettiamo fine. Andiamo a disinstallare Granny, così vi faccio vedere che togliendo l'installazione da sorgenti sconosciute, dov'è qua? La sorgente sconosciuta mi dà problemi anche a me. Ok, disinstalla Granny. Via Granny dal mio cellulare. Perfetto, disinstallazione completata. Andiamo nuovamente lì. Installiamolo e vi faccio vedere che mi appare questo messaggio: il telefono è impostato per bloccare l'installazione di app ottenute da origini sconosciute. Quindi questo è il problema principale che potreste riscontrare. Quindi cliccate qui impostazioni. E attivate quindi sorgenti sconosciute, ragazzi. A questo punto vi dice l'installazione di applicazioni da sorgenti sconosciute potrebbe rivelarsi dannosa per il dispositivo e per i dati personali. Toccando ok, l'utente si assume la totale responsabilità, eccetera, eccetera. Ragazzi, andate tranquilli perché le cose che metto io sono tranquilli. Quindi installate, date il consenso e ok. Cliccate su ok. Procedete all'installazione e vi funzionerà al 100%. Quindi non mi venite a scrivere, non mi funziona perché funziona, ragazzi, funziona. Quindi completata l'installazione. Adesso andiamo a vedere finalmente questo nuovo aggiornamento, che tra l'altro è molto fighissimo perché sono state aggiunte molte cose. Apriamo, apriamo. Perfetto, eccoci qui. Andiamo su play. Andiamo, vabbè, normal, va bene così. Continua e continua. Vediamo se tutto va bene. Se dunque è stato installato. Ok, modded by Nullzereb per YouTube. Perfetto, ha funzionato. Intanto mi sposto questa iconcina qui, o così la vedete, perfetto. Apriamola, apriamo la tendina. Oh, abbiamo tantissime novità, piccolissime però, sempre piccolissime. Allora, invisibilità ce l'abbiamo, ragazzi, quella non può mancare. Poi abbiamo il can't attack, cioè che non mi può attaccare Granny nonostante siamo visibili. Può essere? Ora vediamo. Poi Flash, quella è la modalità veloce ovviamente. Giant 1, mamma mia che piccolo, non ci vedo. E Green Eyes, fighissimo. Aspetta, occhi verdi. Allora, Can't Attack, vediamo un po' se Granny riesce ad attaccarmi. Granny? Ok, ragazzi, Granny non vi attacca nonostante possa vedervi. Fighissimo, no, ragazzi, Nullzereb è veramente un grande. A parte tutto. È veramente un Granny. Vieni qua, Granny. Vi segue. È un po' inquietante come cosa, però. Vi segue ovunque. Ve la ritroverete sempre dietro. Molto inquietante, devo dire. Comunque sia. No, Granny, buggati, va. Invisibile, perché già è troppo inquietante sei. Già che lo sei di tuo. Poi che sto fatto che mi segui ovunque. Poi, Flash, ovviamente l'abbiamo visto l'altra volta. Quando attivate il pulsante di flash non vi funziona subito, dovete abbassarvi e rialzarvi e in questo modo vi funzionerà. Ciao Granny, buggati qua. Allo stesso modo per disattivarlo, quindi disattivate flash,
abbassatevi e rialzatevi e si disattiverà. Perfetto. Allora, andiamo a provare il Giant, va. Fighissima sta cosa. Giant, che non funziona, quindi mi abbasso e mi rialzo. Ok, adesso sono gigante. No, vabbè. Ecco, quasi qua. Aspetta, come faccio a passare da qua? Ci passo lo stesso. Mamma mia. È un ottimo modo. È così ingiocabile, però. È un ottimo modo per andare, però. Aspetta, disattiviamola per adesso. Andiamo nel cortile per vedere la scritta help che c'è sopra la casetta. Questo è un buon modo per visualizzarlo. Il modo più facile. Ok, giantiamoci. E su. Ecco qui, ragazzi. Scritta help sul tetto della casetta. Quindi, ragazzi, ovviamente non abbiamo aspettato tanto per questo aggiornamento di Nullzer, perché quello lavora infinitamente. Adesso andiamo a vedere se effettivamente la versione che abbiamo installata è la versione 1.4, quindi quella con il garage. Andiamo di qua. Intanto lì abbiamo una parte di fucile, ragazzi. Quindi direi che siamo ufficialmente sulla versione 1.4. Qui non c'è... qui parti di fucile non ne vedo. Qua non ce n'è. Secondo me questo fucile l'hanno toppato, però. Perché il fucile deve uccidere. Il fucile quantomeno deve uccidere. Non può addormentare solamente. E non dite che Granny è morta, quindi non può morire, perché altrimenti non avrebbe senso nemmeno addormentarla, giusto? Che senso ha? Addormentiamo un fantasma? Impossibile. Quindi direi che è una cosa abbastanza insensata. Quindi se proprio non vuoi far morire Granny, ma non lo mette il fucile, metti una pistola a sparadardi, non lo so. Un qualcosa che addormenti, non che uccida. Proviamo ad attirarla nuovamente nella sauna, perché in molti mi avete detto che l'altra volta mi è uscita dalla sauna perché mi sono stato lì come un deficiente. Adesso riproviamo. Ok, tiro l'anguria. Intanto disattiviamo l'invisibilità. Così lei viene. Droppiamo qui. E mi vado a nascondere nell'auto. Granny, dove sei? Granny, stai venendo, vero? Eccola lì. Guarda come corre. Una forsennata corre quella. Ok, ti chiudo. Giusto? Chiudo la sbarra. Attivo il vapore. E me ne vado come un forsennato. Mi allontano. Giusto? Mi sono allontanato. Granny, muori. Dai, Granny, muori bruciato. Dai. Forza, Granny. Siamo tutti con te. Forza, Granny. Non succede niente, ragazzi. Ok, adesso sì. Granny is gone, is now gone per un minuto. Adesso sì, quindi effettivamente l'altra volta sono stato troppo vicino. Granny, ciao, che sei brutta. No, vediamola, vediamo. Granny, che sei brutta. Stai dormendo, Granny? Ah, ti piace dormire nella sauna? Buono, meglio così. Ok, ragazzi, aggiornamento al solito molto figo, devo dire. Nullzerp lavora veramente benissimo. Quindi mi raccomando, al solito trovate il link per il download in descrizione. Tanto oramai sapete come raggiungere la descrizione. Al solito, se vi piace, lasciate un bel like. Vi ricordo che potete seguirmi anche su Facebook, Twitter, Instagram, tutti i reti social di cui trovate il link in descrizione. Iscrivetevi al canale. E per oggi è tutto, al prossimo video. Oggi siamo di nuovo su The Dark Book. L'ho portato, ragazzi, un casino di tempo fa, il primo episodio. Ora il gioco è stato molto molto migliorato e quindi eccoci nuovamente qui. Il gioco è sviluppato da Michele Salvatore Brunetto, che...